Ciao a tutti! In questo video andiamo a vedere 5 camper sotto i 10.000 euro in Abruzzo. Questi camper sono in vendita su Subito, il famoso sito di annunci, e sono stati selezionati da me. Diciamo sono i 5 che più mi piacevano. Devo dire una cosa, in Abruzzo ci sono pochi annunci di camper rispetto a quelli di caravan, cioè ci sono molti più caravan di camper. È solo una cosa che ho notato e che ve la volevo far presente, ma non so se questo è perché siamo in emergenza e quindi siamo in quarantena e la gente ha tolto gli annunci, cosa molto probabile, oppure è per altri motivi. Vabbè, detto questo, iniziamo subito con questo camper, un Ford 5 posti del 1983, 2004 di cilindrata con 4 marce, a 82.000 km e viene venduto a 3.500 euro. Sono stati fatti molti lavori ed è pronto per partire. Bene, tagliamo un attimo di prezzo e guardiamo questa Mobile Vetta Skipper del 1992, un 1.9 turbo diesel con 78.000 km in perfette condizioni. Sono stati fatti molti lavori ed è stato anche cambiato il frigo 2 anni fa. Questo modello viene venduto a 7.000 euro. Passiamo ora a un motorhome americano. Questo qui è un 7.200 di cilindrata a benzina con impianto a GPL, omologato 6 posti a 40.000 km ed è del 1977. Ovviamente si guida con patente C e viene venduto a 7.000 euro. Mobile Vetta 57S, anno 1998, il motore è un 1.9 JTD con 97.000 km, 6 posti letto in perfette condizioni, prezzo 9.900 euro. E per finire ritroviamo lui, EcoVip 2, anno 1997, motore Ford 2005 turbo diesel, chilometri 138.000, accessoriato di tutto punto con tutti gli accessori possibili e immaginabili, in perfette condizioni, pronto all'uso, prezzo 10.000 euro. Bene, anche per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo video, ciao!